ragazzi della Luna, state aspettando voi. Se non faremo questo coro noi non cominciamo. Esclusivamente per ragioni temporali abbiamo la controfigura di Federico Buffa del Reggio Calabria, quindi proviamo a sfruttarlo prima che se ne vada, perché ha degli impegni familiari molto importanti. Ma facciamo un grande applauso a Giusto Branca qui con noi. Intanto vi chiedo scusa, dovrò scappare anche voi, ma voi sembra che io sia qui. In realtà ho giurato che in questo momento io sono il compleanno di mio nipote a Gallico, cioè sono l'Ade, io non sono mai stato. Loro sono convinti che io sia l'Ade, sono andato a fare una cosa alla macchina e torno. Vediamo le prove, Giusto. Sì. No, e questa è la registrazione vecchia. Quindi sto scappando. Al di là di questo, per me diciamo Gabriele prima. Dov'è? È andato un attimo. Lo dicevo prima, per me è un grandissimo privilegio, oltre che onore essere qua, un privilegio importante, perché vedete, chi mi conosce un po' lo sa, per ragioni anagrafiche, con Massimo non proprio coincidenti, ma alla fine quando sei ragazzo 4, 5, 6 anni ballano, poi non più. Per ragioni comunque di epoca, ecco, il mio percorso insieme alla viola coincide con quello di Massimo e di tanti di voi, e tra le altre cose, come per tanti qua dentro, coincide anche con quello di un altro Massimo, che è Massimo Mazzetto, e a questi due Massimo, chi ha un minimo di memoria lo sa, ho provato per quello che ho potuto a indirizzare, a informare anche la mia modesta attività da presidente della viola, mi riferisco ai valori di cui erano portatori, uno sul campo e l'altro sugli spalti. Poi sapete, quando c'è anima, quando c'è passione in una cosa, è solo un discorso di ruoli, alla fine uno sta sopra, uno sta sotto, ma alla fine sono entrambi interpreti della stessa anima, della stessa passione. E vedete, tutto questo, aver fatto sì da parte vostra sicuramente, e anche da parte di qualche altro volenteroso per quanto riguarda Massimo Mazzetto, che nonostante siano passati tantissimi anni per Massimo Mazzetto, ormai tanti anche per Massimo Rappoccio, che questo sia neanche vivo, non è un concetto di ricordo vivo, è qualcosa di più, perché il ricordo è un po' che una cosa statica, una cosa che sta lì, sì, ci si può abbeverare al ricordo medesimo, ci si può emozionare alimentandolo, ma qua siamo oltre, perché non c'è partita, e lo aspettiamo inconsciamente, non c'è partita che la curva non lo ricordi a gran voce, in casa e fuori, non c'è trasferta dove non ci siano i tifosi, i nostri tifosi, e che quindi lo ricordano, e quindi questo non è più un ricordo, questo non è un ricordo allora, questo è un percorso che continua, questo è una traccia segnata alla quale si abbeverano coloro i quali hanno vissuto con lui degli anni, chi è venuto dopo magari o l'ho conosciuto di meno, e chi verrà, perché mi piace pensare che anche chi verrà negli anni successivi magari non lo ha conosciuto continuerà su questo solco, perché è come un'educazione familiare, no? Quando una famiglia dà un segno, un'educazione, un modo, un binario, poi tutti quelli che vengono appresso, anche senza chiedersi esattamente da dove venga, ma è il modo di essere, la voglia di fare qualcosa in nome di qualcuno e dei valori, dei principi di cui era portatore. E tutto questo, dal mio veramente modesto punto di vista, è di una portata veramente incisiva, veramente robusta. E questo, di questo voglio veramente fare un plauso a tutti voi, perché il mondo ultras è un mondo complicato da comprendere, soprattutto io l'ho visto tanti nel calcio, nel basket, e devo dire che però ognuno ha il proprio modo di essere, la propria dignità, però questo vostro radicamento, questo attaccarsi in maniera disperata, quasi, perdonando il termine, alle radici, a quello che siamo e a quello che siete stati voi e a quello che sono stati i singoli, in questo caso Massimo e anche Giuseppe, che sono stati con voi, questa cosa ha un valore che poi si trasforma, si trasferisce nel tifo, nelle maglie, e quello che volete voi, però a prescindere ha un valore suo. Ecco perché per me stasera è un privilegio grandissimo essere qua.
oltre che chi ancora. Poi ci si emoziona, è chiaro, perché i ricordi sono quelli che sono, perché la vita passa, perché Massimo magari, anzi senza magari, non ha avuto il bene di vederla passare, come invece stiamo facendo noi. E però abbiamo una linea, una stella, un percorso su cui un faro che illumina ogni piccolo pensiero. Chi lo ha conosciuto meglio naturalmente può essere ancora più, più dettagliato in questo approccio. Chi lo ha conosciuto meno si abbevera a quello che sono i racconti degli altri e comunque a quei valori di cui parlavo prima. Io l'ho fatta troppo lunga, tutti aspettavano che facessi il racconto di chissà che cosa, invece ho preferito trascrivervi neanche l'emozione, quelle ovvie scontate, il valore di una presenza, in questo caso la presenza di Massimo attraverso la presenza vostra. Grazie con tutto il cuore, grazie a tutti. Ragazzi, la luna sta aspettando voi, se non fate questo coro noi non cominciamo.